Ehi, Johnny, non lo chiamiamo? Lasciamolo divertire! Lascia stare, Clint. Aspetta, non salire. Bisogna avvisare subito i fratelli Murdoch. Ciao, Clint. C'è Ben da queste parti. Eccolo laggiù. Per tutti i diavoli, Clint Marison. Sapevo che saresti tornato. Accidenti, questa sì che è una bella sorpresa. E l'altro whisky per il mio amico. Che ne è di Norma? Se n'è dovuta andare via da qui insieme ai ragazzi. So che ha comprato un ranch a Caronville, il Green Circle. Povera Norma. Dopo il tuo arresto, i fratelli Murdoch dettero fuoco al ranch. Non hanno mai smesso di cercarti. Specie dopo che sulla tua testa hanno messo quella taglia. Sono stato costretto a fuggire dal carcere. Non potevo farmi impiccare. Al processo erano tutti contro di me, anche il giudice. Purtroppo in questo paese i fratelli Murdoch hanno sempre dettato legge. Meglio che te ne vai da qui. Perché non raggiungi subito la tua famiglia? Laggiù non ti conosce nessuno. Norma avrà bisogno di te. È passato tanto tempo. Ciao, Clint. Finalmente ti ritrovo. Ti prego, Clint, non andare. Non puoi più fare niente per loro. Ma era mio fratello. Fallo per noi. Ma non te ne importa niente di me e dei tuoi figli. Devo andare. Addio, nonna. Se lo uccidi, altri vorranno uccidere te. Alzati. T'ho detto d'alzarti. Da quando sei entrato ti tengo sotto mira. Non ti sei accorto che ho una pistola sotto il tavolo? Faresti molto meglio ad andartene, Murdoch. Fila via, Clint. Tra poco saranno qui tutti gli uomini di Murdoch. Addio, Ben. $500. L'uomo è là fuori.
Li porti sempre così? Certo, si viaggia più tranquilli. E non bisogna sfamarli. Un momento. Ti dice niente questo nome? Clint Morrison. È da molto tempo che lo cerchiamo. C'è una taglia di $5,000, ma questo lo voglio vivo. Una gran bella taglia. Te lo porterò vivo. Sì, ma questo non sarà facile come quello là fuori. Vedrai, tempo 2 mesi. Sì. Bene, ci sto anch'io. Su, dai le carte. Forza. Quante? Una, due. Dovrei parlarti. A me? Di che cosa? Da soli. Conosci Clint Morrison? Perché? Vorrei vederlo. E tu chi sei? Diciamo un amico. E se te lo dico, che ci guadagno? $100. E perché non... $200. 50. Vieni con me. Vieni. Che sai di quell'uomo? So che è andato verso il Texas. E non sai altro? No. Allora, che altro sai? Non so niente, te lo giuro. Peccato. Mi devi restituire quei soldi. Questo whisky fa risuscitare anche i morti. Vieni da molto lontano? Dal nord. Ah, brava gente. E ora dove vai? Ancora non ho deciso. Forse avrò bisogno di una stanza. È meglio che prosegui per la tua strada, amico. Questo non è un paese tranquillo. Ti ringrazio per il consiglio. Ma prima vorrei dare uno sguardo a un ranch chiamato Green Circle. Sai dov'è? Certo, non è lontano da qui. Ma non comprare niente da queste parti. Non è prudente. Chi è il proprietario? Il Green Circle appartiene ad una vedova che vive sola con i suoi 2 figli. Vedova? Ehi, Blinky, vogliamo bere? Dai, svegliati. Per colpa loro non si vive più tranquilli. Ehi, Slim, guarda. Ci sono i tuoi amici. Che fate qui? Perché non andate piuttosto ad annaffiare i vostri cavoli, eh? Lasciali stare, Ross. Sta zitto tu.
Non fate storie nel mio locale. Li lasceremo stare quando si decideranno a lasciare questo paese. Sta calmo, papà. Ha ragione lui. Meglio che stai calmo. Prima o poi qualcuno vi darà una lezione. Davvero? E sarei tu a darmela? Siete una massa di... Di? Eh? Su, una massa di che cosa? Coraggio, figliolo, coraggio. Norma, penserò a tutto io. Lei sa che farei qualsiasi cosa per vederla sorridere. Ha già fatto abbastanza. Senza il suo prestito non avremmo potuto continuare a vivere in questo ranch. Norma, perché mi sfugge ogni volta che... Signor Scranton, io le sono molto grata per la simpatia che ha dimostrato per me e i miei figli. Ma non mi chieda altro. E ora, signor Scranton, mi deve scusare se la lascio, ma ho molte cose da fare. Arrivederci, Norma. Arrivederla. Jimmy, come sei cresciuto? Sai chi sono, non è vero? Ti capisco, non mi hai ancora perdonato. Sono tornato per aiutarvi. Vedrai, insieme potremo fare... Non faremo niente. Adesso di te non abbiamo più bisogno. Ora sarà diverso. Lavoreremo la terra insieme. Alleveremo cavalli. Come quando eri piccolo, ricordi? Sì. Ricordo che in questi ultimi anni non eri con noi, quando avevamo tanto bisogno di aiuto. Ora sei un uomo. Dovresti capire che dovevo fare quello che ho fatto. Chi è, Jimmy? Jimmy, muoviti. Va a dar da mangiare alle bestie.
Non sei cambiata affatto, Norma. Perché sei tornato? Non mi sembri felice di rivedermi. Fermo, non ti muovere! Non ti muovere, Ostaro! Hai sentito, straniero? T'ho detto che non mi piacciono questi giochi, vattene su! Pam, 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 pam! È Betty? Sì, è tua figlia. E non sa chi sei. Per lei suo padre è morto molti anni fa. Non ho voluto raccontarle che ci hai abbandonato. Norma, è passato tanto tempo. Non potremmo ricominciare da capo. Bam, bam, bam! No, no, non posso. Tu credi che sia facile dimenticare anni di solitudine? Ti capisco, Norma. Ora sarà diverso. Ho riflettuto molto in tutto questo tempo. Perché non provare? Posso lavorare qui. Potrei dormire giù in paese. Ti prego. Fino ad ora me la sono cavata benissimo da sola. Non ho bisogno di nessun aiuto. Vattene. Immagino che lo fai per loro. Per loro e per me. Perché se ne va, mamma? Resta con noi a lavorare al ranch. Purtroppo è impossibile. Perché vuoi troppi soldi? Tua madre non mi vuole. Non ce lo possiamo permettere. Gli puoi dare i miei risparmi, vedrai, io troverò altri soldi per farti il regalino per il tuo compleanno. Non insistere. Ma allora, chi ci aiuterà a recintare il ranch? In qualche modo risolveremo, vedrai. Senti, non potresti abbassare un po' il prezzo? Eh? Ripensandoci bene, Emma, dovresti convincere la mamma. Mamma, diglielo anche tu di rimanere. Su, digli di rimanere. Diglielo tu. La mamma ha detto di sì. Non se ne pentirà, lo giuro. Vieni con me. Ti farò vedere Reg. Io mi chiamo Betty. E tu come ti chiami? Mi puoi chiamare Joe. Vedrai, ti piacerà il nostro ranch. Ne sono sicuro. È il più bel ranch che abbia mai visto. Certo. Vieni. Se vuoi la tua roba puoi metterla qui dentro. Grazie, Betty. Hai già dimenticato quello che abbiamo passato per lui. No, Jimmy, non dire così. Ricordati che è tuo padre e poi forse è cambiato. Per troppi anni ti ho vista soffrire per colpa sua, mamma. Tutti sanno che non è altro che un pistolero. Sta zitto, Jimmy. La gente parla senza sapere. Ricordo benissimo come tu lo supplicasti di non andare a uccidere quell'uomo. Ma lui se ne infischiò. Dicevi che non volevi più vederlo. E ora fai tutto il contrario di quello che hai sempre detto. Jimmy!
Sbrigati, Betty. Sono pesanti, eh? Eh sì. Comunque, come aiutante non sei niente male. Senti, ma non lavori troppo per quello che ti può dare la mamma? Abbiamo pochi soldi, sai? Se mi paga quello che ho chiesto, sarò più che soddisfatto. Chissà. Allora puoi stare tranquillo, lei mantiene sempre quello che promette. Questa è una buona terra. Sai cosa pensavo? Che un giorno mi piacerebbe avere un ranch così. Sì, ma costa un mucchio di soldi. La mamma ci ha speso tutto quello che aveva quando il papà morì. Senti, ma tu non hai una famiglia? No. Ehi, Jimmy, puoi darci una mano? Ci sono ancora parecchi pali da sistemare. Non posso, devo dare da mangiare alle bestie. Mi sembra che non sei molto simpatico, mio fratello. Da quando sei venuto è sempre arrabbiato. Non ti preoccupare, Betty. Sono sicuro che prima o poi diventeremo grandi amici. Bene, abbiamo lavorato abbastanza per oggi, non ti pare? Ora andiamo a prendere le canne e per stasera porteremo a tua madre delle belle trote per cena. Dove hai messo le armi? Le ho nascoste. Se rimango, non ne avrò più bisogno. E dove le hai nascoste? Le ho sotterrate. Non le userò mai più. Vorrei poterti credere. Te lo prometto, Norma. Se sparerai un solo colpo, te ne andrai subito di qui. Buonanotte, Blinky. Buonanotte, Joe. Il suo viso non mi è nuovo. Come si chiama? So che si chiama Joe. Lavora in un ranch. È da pochi giorni che è arrivato. Sto cercando un uomo. Clint Madison. Lo conosci? Clint Madison. Lo hanno visto dirigersi da queste parti. No, qui non l'ho mai sentito nominare. E anche questa è fatta. Faremo una bella sorpresa a tua madre stasera quando torna. Vuoi un po' d'acqua? È bella fresca, sai? Che volete? Darti un consiglio.
A noi non interessano i vostri consigli. E fate molto male. Siamo disposti a darti una bella somma per questa pietraia. Perdete il vostro tempo. Nessuno mi obbligherà a vendere queste terre. Qui hanno lavorato i nostri padri e qui continueremo a lavorare. Con quale diritto volete mandarci via? Non vogliamo mandarti via, solo che non potrai più abbeverare le bestie al fiume. La legge ci autorizza ad abbeverare... Sta zitto, moccioso, di quale legge parli? Qui l'unica legge sono io. E io invece vi dico... Go! Go! Via chi? Glenn! Glenn! Canaglio! Sei avvisato. Tra qualche giorno ripasseremo, firmeremo il contratto e dopo festeggeremo da buoni amici. Che ti hanno fatto, Glenn? Aspetta, Betty. Come ti senti? Quei vigliacchi me la pagheranno. Perché non l'hai aiutati? Sono amici miei. Che diavolo potevo fare? E poi non ho avuto tempo. Ma se l'ho visto anch'io prendere la frusta. Bisogna avvertire tutti quelli della valle. Dobbiamo tenerci pronti. Ci penso io ad avvertirli. Ti accompagno. Voi due restate con me. Tu ci aiuterai, non è vero? Farò quello che posso. Quante famiglie siete nella valle? Sei. E allora sarà molto meglio se accetterete le loro condizioni e ve ne andrete. Qui ho lavorato tutta la mia vita e non mi lascio spaventare da quegli sbruffoni. Io la penso come lei, signor McKinley. Solo i vigliacchi scappano davanti al pericolo. Tutti uniti potremo affrontarli. E come vi difenderete? Con gli aratri e le pale? Ci sapremo difendere. A noi non manca il coraggio. Non è con la violenza che si risolvono queste cose. Ehi, Joe! Se tu ci aiuterai, gli daremo una bella lezione. Va bene, va bene. Adesso dobbiamo finire la staccionata. Clint. Posso offrirti da bere? Mi chiamo Joe. Eppure t'ho già visto da qualche parte. Sì, ci siamo incontrati sulle montagne. Portavi il cadavere di un uomo su un cavallo. Un modo come un altro per guadagnare. Che cosa vuoi da me? Cerco una persona. E io... La conosco? Ah, questo non lo so. Mi hanno dato pochi dettagli. So soltanto che si chiama... Clint Marison. Allora, lo conosci? No. Si dice che abbia ucciso molta gente. Un ricercato. Ma quello che è più interessante... è che per la sua testa offrono ben 5.000 dollari. Ah, e perché avrebbe ucciso? Questo non lo so e non mi interessa. Mi spiace, non lo conosco. Peccato. Thank you.
Sceriffo Skelton, Canyon City, Arizona. Attendo dettagli. Urgentemente. Clint Morrison. Prometto consegnarlo. Prima tempo stabilito. Scott. Dove è fatto sei? 4,60. Capisci, Jimmy, ne ho il magazzino pieno e poi non sono obbligato a comprare da voi. Ma è stato proprio lei a dire a mia madre che ne aveva bisogno. Sì, ma in questi momenti non è facile venderlo, mi dispiace. Torna un'altra volta, adesso non so proprio cosa farne. Ho capito, signor Thompson. Mi dispiace. Dammi una mano. È facile prendersela con dei coloni che non possono difendersi, vero? L'avete sentito? Senti, tu hai parlato anche troppo. Adesso tornatene a casa. Che diavolo c'entriamo noi se il signor Thompson non vuol comprare? Non è così, Thompson? Insomma, vorrei almeno sapere perché vi interessano tanto le nostre terre. Questa robaccia coltivate, eh? Hai sentito tua sorella? Su! Fermati! Jimmy! Là! Vigliacco! Oh, là! Andiamo, Jimmy. Torniamo a casa, è meglio. Lasciami. Dì a tua madre che è meglio che cambiate aria. Se no, una di queste sere veniamo a trovarla. Ah! Ah! Dì a tua sorella di venire a tavola. Che ti succede, Jimmy? Ha visto che mi stavano picchiando e non ha fatto niente per aiutarmi. Cosa? Se non lo mandi via dal ranch, me ne vado io. Calmati, Jimmy, calmati. Che cosa è successo? Ross ha buttato tutto in mezzo alla strada e lui l'unica cosa che ha fatto è dirmi di tornare a casa. Aspetta, ti aiuto. Sai, ha visto che ha buttato a terra Jimmy e non l'ha neanche difeso. Credevo che fosse il nostro amico. Mamma! No, Betty. Devi capire. Quei tre erano armati. Che altro poteva fare, Joe, eh? Non si è comportato davvero uomo. Non devi dire così. Ricordati che sei ancora troppo piccola. Su, non piangere. Un giorno capirai, ne sono sicura. Andiamo dentro, se no il pranzo si raffredda.
Sono whisky. Subito. Mi chiamo Brandel. Sto cercando un certo Slim. Mi hanno detto di venire qui. Ah, sì, ma adesso non c'è. Mi ha detto di farti salire in camera sua. La numero 5. Ricordi di me, vero? È da mesi che ti cerco. Sono ferito, ti prego, non sparare. Sono ferito. Ti do 10 secondi. Senza ucciderlo. Voleva solo $500. Per il prossimo me ne daranno 5.000. Stia tranquillo. Ci penseremo noi a quei maledetti coloni. Appena sentiranno il primo colpo di fucile, scapperanno come tante lepri. No, non voglio ricorrere a questi metodi, non è necessario. Chi è di loro il più testato? È il vecchio McKinley e quella vedova. Non lascerebbero queste terre per tutto l'oro del mondo. A proposito, la vedova ha assunto un uomo. Un uomo molto coraggioso, vero ragazzi? Quelle terre devono essere mie. Alla vedova ho fatto un prestito e la posso mettere fuori quando mi pare. Invece per quel McKinley avrei un'idea. Sì. Devo parlarti. È questo che vuole. Ah, è quello che lavora dalla vedova. Oh, mica stupido. Io lavorerei gratis per quella donna. Ho qualcosa per te e i tuoi amici. Sono $2.000. Sono vostri a patto che ve ne andiate dal paese oggi stesso. Niente male, è una bella somma. Ma abbandonare questo paese sarebbe come un tradimento. E Slim non è un traditore. Aspetta! C'è? Che diavolo vuoi? La banca è chiusa. Portiamo dell'oro da parte del signor Scranton, dobbiamo depositarlo. Ah, sì, me l'aveva detto. Lo stavo aspettando. Va dentro. Sta calmo, Craig. Thank you.
Craig. Mio Dio. Che è successo? McKinley ha tentato di rubare e ha ucciso il povero Craig. Non ho fatto niente. Mi creda, sceriffo. Dov'è Craig? Lì, con una pallottola in petto. Perché l'hai ucciso? Non sono stato io. Fermo. Non sono stato io. Che bugiardo. Ti abbiamo visto noi. Avevo ancora questa in mano quando l'abbiamo fermato. È tua? Sì. Manca un colpo. E quei dollari? No, glielo giuro, non sono miei. Certo, li hai rubati. Sceriffo, lo arresta o dobbiamo star qui fino a domattina? Va bene. Lo porto con me. Norma, se ha bisogno d'aiuto, le manderò io i miei uomini. Non vogliamo gente estranea in questo paese. Signor Scranton, non dimentichi che in questo ranch comando ancora io. Hanno arrestato McKinley! Lo vogliono impiccare! Lo accusano di aver ucciso Craig! Glenn! Glenn! Hanno arrestato tuo padre. Dobbiamo fare qualcosa. Lo vogliono impiccare, capisci? Papà. Ma perché? Dicono che ha ucciso Craig. Ma non ti preoccupare, Glenn. Ti aiuterò io. Va a prendere la pistola. Ci vediamo giù al fiume, tra mezz'ora. Lascia subito quella pistola, Jimmy. Dove vai? Non ti permetto di mettermi le mani addosso. E ora vai in camera tua. Vieni. Questa è meglio nasconderla. Ma come si permette di trattarlo così? E perché? Non credi che lo meritasse? Non voglio che tocchi Jimmy, hai capito, mamma? Devi licenziarlo immediatamente. Non devi dire così. Lo ha fatto solo per il suo bene. Slim! Vieni fuori! Un lavoro per te. Questi ragazzi cominciano a rompermi l'anima. Slim, ti sto aspettando. Voi lo sapete benissimo che mio padre non è un assassino. Questo raccontalo allo sceriffo, non a noi. Voi avete ammazzato Craig. Smettila, su. Va a succhiar latte dalla mamma. E ora m'hai scocciato. Levati dai piedi, eh? Su, oh, sei ancora in tempo. Non ho intenzione di andarmene. Non mi fai nessuna paura. Davvero? Se proprio ci tieni. Dai, avanti, tira fuori la pistola. Siete testimoni, mi ha obbligato a farlo. Salmo settimo del Vangelo. Quando nostro Signore Gesù Cristo, carico della croce e dei nostri peccati,
Andava alla casa di Pilato verso il Monte Calvario per essere crocifisso. Delle donne piangevano l'ingiustizia e la crudeltà con cui veniva trattato dai suoi nemici. Ma il Signore lenì il loro dolore con una frase breve, ma carica di peso e di sapienza. Non piangete per me, disse, ma piangete per voi e per i vostri figli. Perché se all'albero verde si fa questo, a quello secco che si farà? Amen. Amen. Glenn McKinley, che il Signore ti accolga fra le sue braccia. A domani, Betty. Joe, so quanto ti costa sopportare, ma ricordati che lo fai per noi. E vedrai che anche i ragazzi... Occupati di Jimmy, Norma. Mi sembra molto scosso per la morte di Glenn. A domani, Joe. A domani. Ciao, Joe. Salve, Chico. Facciamo un po' di musica. Dacci dentro, forza! Bene. Hai visto chi c'è? Guarda chi si vede. È lui che ha pagato questa festa. Potremmo invitarlo a bere un bicchierino, che ne dite? Siamo generosi noi. Ehi, tu, mi hai sentito? Avvicinati. Ecco. Ehi, non hai sentito che Slim ti ha invitato a bere con noi? Non mi va di bere con voi. Allora fuori di qui. Non mi piacciono le facce come la tua. Torna a zappare la terra. Se credi di risolvere tutto non portando le armi, ti dimostro il contrario. Dai, Ross, continua a suonare. Siete dei coraggiosi. Che vuoi dire? Quel ragazzo che avete ucciso non sapeva neppure tenere una pistola in mano. Ah, sì? E tu? Sai tenerla, una pistola in mano? Stai buono, Ross. A proposito, quei soldi dovete ridarmeli. Quali soldi? Quelli che mi avete rubato. Hai sentito, Ross? Ha detto che siamo dei ladri. No, non ho sentito bene, ripetimelo. Lasciate stare, su, smettetela. Sto aspettando. Andiamocene. È un pazzo a mettersi contro quei tre. E io scommetto $5 in favore di Joe. Ci sto. Oh!
mai! Che ne faccio? Buttalo fuori dalla finestra! Slim. Quell'uomo è disarmato. Hai perso. Fuori i soldi. Che hai fatto? Che ti è successo? Niente. Il cavallo è inciampato e sono caduto. Quella non è una caduta, sono pugni. Che è successo? Dimmi la verità. Norman, andiamo via di qui prima che sia troppo tardi. Ricominceremo tutto da un'altra parte. Chi è stato? Clint. Cerca di convincere anche gli altri. Nessuno può difendervi. Addio, Betty. Siamo passati per salutarvi. Ma come? Ve ne andate? Sì. Salutami tua madre. Gregory. Ma che succede? Dove andate con tutta quella roba? Non voglio partecipare ad altri funerali, né che voi partecipiate al mio. Vado dall'altra parte della valle. Terra da coltivare la troverò. Ma dov'è Jimmy? Non muovetevi. Dove hai preso quella pistola? Che cosa te ne importa? Sarà meglio che la smetti. L'eco degli spari arriva lontano. Hai paura che arriva qualcuno e ti tocca scappare? Non si impara a sparare in un giorno. Nessuno ha chiesto il tuo parere. So io che cosa devo fare. Non dire stupidaggini e metti via subito quell'arma. Non avresti nemmeno il tempo di premere il grilletto. Vedrai che imparerò. Non sai neanche cosa vuol dire sparare. Accidenti, che mira. Perché non sei intervenuto quando in paese mi hanno picchiato? È una storia lunga. Non potresti capire. Fra un paio di giorni avremo qui tutti i contratti di vendita. Questi coloni, quando sapranno che se non vendono impiccheremo McKinley, cederanno. E che ci farà, signor Scranton, quando tutta la valle sarà sua? Porterò i contratti alla Banca Federale e incasserò la somma di $200,000. Presto devono iniziare i lavori per una strada ferrata. E non le sembra che $10,000 siano pochi per quello che abbiamo fatto? Siamo in tre. Questi sono i patti. Sì, signore. Lei ha sempre ragione. Slim ha una sola parola. Non tradisce i patti. Naturalmente.
Ottima soluzione quella di far arrestare McKinley, non trovi? È stata un'idea magnifica. Nessuno sentì lo sparo. Vedi, Scranton? Appoggia il cuscino al petto della guardia. Sono 60 centesimi. Ti do 5 minuti di tempo. Grazie. Non uno di più. Vediamo, amico. Ho l'impressione che anche tu devi sloggiare da qui. C'è di là una persona che ti vuole salutare. Sta buona. E basta che firma e la liberiamo. Mamma, aiuto! Fateci uscire! Aiuto! Prepara la miccia. E che sia lunga. Che duri molto. Il nostro amico sta tornando dal mondo dei sogni. Vedrai, questo giochetto ti piacerà. No, deve essere sveglio, se no non si diverte. Vieni. Ah!
Dai. Andiamo. Fatto. La colombella ha firmato non appena le ho detto che avremmo liberato il suo amico. Quanto sono stupide le donne. Davvero incredibile. Non capisco come abbia fatto a resistere, ma non escludo che possa esserci qualche lesione interna. Per almeno 24 ore non lo deve far muovere per nessun motivo. Mi raccomando, signore. Grazie, dottore. A domani. A domani. Jimmy! Dove stai andando? Vado a prendere la signora McKinley. Mi ha chiesto di accompagnarla da suo marito. Non sei ancora andato a trovare tuo padre? Se non fosse stato per lui, Glenn sarebbe ancora vivo. Sì. Ma tu saresti morto. Vorrei che guarisse immediatamente. E se ne andasse. Per non vederti più soffrire. Ciao, mamma. Ah! Ah! Non si preoccupi, signora McKinley. Lo sceriffo non permetterà che suo marito sia condannato. E poi anche noi lo aiuteremo. Grazie. Arnold. Che cosa ho trovato? È tuo, vero? Sì. Nascondilo sotto il letto, ti prego. Lo sai che durante il sonno hai parlato, Joe? Parlavi, parlavi, hai raccontato un sacco di cose. Cosa? Per esempio, hai parlato di un ranch e di bambini. Mi avevi detto di non avere famiglia. Perché mi hai detto una bugia? Forse parlavo di un amico.
Hai raccontato tante cose. E poi hai detto anche che vuoi tanto bene a Jimmy e a me. È vero, me ne voglio tanto. Quel tuo amico deve essere molto triste. Dicevi che ha dovuto abbandonare moglie e figli perché degli uomini cattivi che lo perseguitavano non uccidessero anche loro. Sì, quel mio amico è molto triste. Perché non gli dici di venire qui? Il nostro ranch è tanto grande, potrebbe lavorare per noi. Adesso vattene. Ne parliamo dopo. Sei pronto, Clint Morrison? Ti ritrovi senza braccia. No, no! Adesso basta, se non firmi ti ammazzo. Lo hanno ammazzato. Pagheranno cara la morte di Don. Se non si presentano in paese prima delle 6 di stasera, impiccheremo McKinley e poi bruceremo le loro terre. Vado a cercare Norton e i suoi uomini, ci sbrigheremo prima. Veniamo ad impiccarti, McKinley. E a te, sceriffo, credo ti convenga stare dalla nostra parte. Se non andremo in paese prima delle 6, lo impiccheranno. E dopo sono sicura che verranno a cercare anche noi. Vengano pure, li affronteremo. Non ci spaventano, ci troveranno qui. Questo vuol dire che farete impiccare McKinley. Anche se andrete in paese non riuscirete a salvare McKinley. Non dimenticate come hanno ridotto il mio povero Johnny, quei banditi. Ma non capite che è proprio quello che loro vogliono? Il paese è una trappola per i topi e McKinley l'esca. Tu cosa ne pensi, Frank? Io sono amico di McKinley, ma siamo in pochi. E tu, Patterson? Non so. Thank you.
Che fai, Jimmy? Dammi quel fucile. No. Non te lo darò. Dammi quel fucile. No! Non permetterò che impicchino McKinley. Dammelo! No! Con quel fucile? Vado a fare un giro in paese. Non ho mai creduto che tu fossi un vigliacco. Vai in paese ad ammazzarli, vero? Va a casa, Betty. Fa compagnia a tua madre, ha bisogno di te. Perché ti sei fermato? Niente. Volevo dirti che sono contento di aver lavorato con te. Che vai a farti un giretto, sceriffo. Cammina. Hai paura, eh? Che stiamo aspettando? Dai, sbrigati! Aspetta, Slim! Ancora tu, dove stanno i coloni? Loro non c'entrano. Sono stato io ad ammazzare Don.
Andiamo. Sceriffo, Norton e i suoi uomini valgono $7,000. Metteteli sul mio conto, io devo portare quest'uomo a Culver City. Papà! Papà! Resti con noi, non è vero?